Allora, Iari, complimenti, un'altra grande prestazione collettiva e individuale, è un bel doppio dribbling sull'1-0, tuo quarto gol personale, siete sempre lassù, dici un po' le tue sensazioni. Le sensazioni sono buone, nel senso che siamo riusciti a vincere un'altra partita e questa è la cosa importante. Stiamo cercando di dare continuità, che stiamo facendo alla grande in questo momento, e quindi partita per partita proviamo a affrontarla nel miglior modo, e quindi adesso pensiamo alla prossima partita a Como, che sarà ancora più complicata, quindi stiamo concentrati e continuiamo a lavorare come stiamo facendo. È stata complicata anche questa, perlomeno nel primo tempo, poi nel secondo tempo siete partiti a razzo, avete corretto qualcosa come ha detto anche il mister, e non è la prima volta che lo fate, anche contro lo Spezia, stesso tipo di gara, primo tempo più difficoltoso, secondo tempo poi a tavoletta, quindi c'è anche una componente di tranquillità, una componente mentale che avete perché giocate a memoria, quanto incide anche sulle prestazioni, cioè sapete che prima o poi il modo per sbloccarla, per comunque superare un momento difficile, lo trovate sempre. Sì, certo, la nostra forza è quella... è quella quando abbiamo la palla, perché comunque, come hai detto, giochiamo di memoria, sappiamo bene o male, tutti sono quelli dell'anno scorso, quindi è una cosa positiva, e dobbiamo sempre dare, come stiamo facendo, dare attenzione alla fase difensiva, perché comunque abbiamo visto anche oggi che in ripartenza ci hanno provato di fare male, infatti il primo tempo abbiamo magari rischiato qualcosina. Però poi il secondo tempo, appena abbiamo fatto gol, diciamo che è cambiata buona partita, nel senso che siamo stati più sicuri, più tranquilli, e poi vabbè, abbiamo fatto altri due gol, quindi no, bene tutte e due le fasi di nuovo oggi. Sì, un'altra grande prestazione la tua, non per ripetere, ma ne stai facendo sempre più importanti, significative. Primo tempo, tuttavia, ti ho visto meno fluido, non sulla fascia, hai coperto di più, invece nel secondo ti sei, diciamo, spinto maggiormente. Un'analisi che condividi? Sì, giusto, esatto. Ripeto, perché il primo tempo ci hanno aspettato un po' di più, provando a far male nelle ripartenze. Erano molto chiusi il primo tempo, quindi anche... Beh, per me personalmente sì, era più difficile il primo tempo trovare spazi per giocare, e poi il secondo tempo comunque aver fatto gol abbastanza veloce ci ha permesso di trovare più spazi, quindi da lì è, diciamo, un po' è andato tutto un po' più facile, diciamo, per giocare, che si sono creati più spazi perché loro comunque dovevano fare gol, o almeno provare di fare gol a noi, quindi per noi lì a giocare era più facile. La sensazione è che quando ti arrabbi tu poi le partite cambiano, oggi l'abbiamo visto, secondo tempo entri in campo con una rabbia diversa, il corner che ha messo in difficoltà la Feralpi, la rete, a Genova ti inventi una rete subito, anche a Udine dopo averne subito una eri riuscito a pareggiare, per cui quando tu ti arrabbi ho la sensazione che poi cambi la marcia a tutta la squadra, è così? È un merito di tutta la squadra alla fine, perché a me mi piace parlare più del collettivo, e quando tutti in campo sono al massimo, come anche quelli che poi entrano, poi per me le cose vengono più facili, quindi mi danno una mano, una grande mano ai miei compagni, e grazie a loro arrivo nella posizione di essere decisivo, quindi sì, sono contento sicuramente di dare il mio contributo. E ripeto, io personalmente continuo a lavorare così per dare sempre di più per i miei compagni, per i tifosi, per la squadra, e questa è la cosa più importante.
Senti, avere cambiato fascia ormai da due stagioni è stato fondamentale per te, è stata una mossa che ti cambia magari la carriera? Sì, no, mi sono trovato subito bene 2 anni fa quando ho cambiato ruolo, ho cambiato fascia, quindi penso che sì, si può dire che ha cambiato parecchio, sì, per la mia carriera, visto, guardando i numeri che ho fatto gli ultimi 2 anni e come sta andando questo momento, sono contento, sì. Sei già a 4 gol oltre i 2 assist, ti chiedo se c'hai un obiettivo personale tuo dal punto di vista appunto dei gol. No, il mio obiettivo personale sui gol è arrivare in doppia cifra, ma ripeto, come ho detto prima, mi piace parlare più del collettivo, quindi è importante vincere le partite e chi segna non importa poco, basta che vinciamo, poi se do il mio contributo sono ancora più contento, sì.